Lavoro alla, alla sede Inel di Casalecchio, lavoro con Lucio e Lucio, tutte le mattine quando arriva, saluta e la prima domanda che, ti, che fa è: quali novità? E io ogni volta dico: va, novità, insomma, no, da, rispetto all'altra settimana non è successo niente. No? Per cui, anche quando mi ha proposto questo, ho detto: beh sì, danno biologico all'Inel c'è cioè dal 2000, col decreto 38 è, è, è sempre quello lì, niente, niente di particolare. Poi invece insomma, pensando ho detto no, guarda, probabilmente delle, invece le novità ci sono perché è la realtà stessa che ti mette di fronte al fatto che cambia in continuazione. No? Per cui eh, insomma, voglio portare questo mio contributo su quelle che secondo me sono delle novità interessanti, delle cose che possono, possono aiutare. Insomma. Allora, una prima questione è sicuramente l'aspetto delle malattie professionali. Noi le malattie professionali solitamente se ne parla sempre nei convegni per la questione del nesso, no? per l'attribuzione, se si tratta di una malattia professionale oppure no. Ma desta eh, anche, cioè, anche delle, 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 degli aspetti particolari anche per quello che riguarda la, la valutazione. Le malattie professionali, negli ultimi anni la denuncia di malattie professionali è molto aumentata, soprattutto è aumentata la denuncia delle malattie del sistema osteomuscolare, che è particolare quando poi bisogna valutare, perché intanto sono malattie multifattoriali dove troviamo nello stesso distretto il danno di origine professionale e danni di altra origine, e poi perché molto spesso sono patologie sfumate, molto iniziali. Che magari il paziente ci presenta per accedere subito alla tutela dell'INAE, no? magari eh, la risonanza magnetica dove c'è un bulging discale o l'ecografia di un iniziale tendinosi. Pensandoci, succede un pochino. Il, il, il fatto inverso rispetto al, alla, alla questione del, del colpo di frusta. No? Da una parte abbiamo il paziente che arriva, che ha la contrattura, ti, ti fa, ha fatto 5 visite specialistiche, 10 certificati, eh, 20 sedute di terapia, però no, non ha un esame che dimostra quello che ha avuto. Da noi arriva la persona che denuncia la malattia professionale, ha un'ecografia fatta due mesi prima e non ha mai, mai fatto una visita ortopedica, non ha mai fatto terapie, niente così. Quindi, allora, su questo qui devo dire che la, la tabella, quella legata al decreto 38, per come è, è formata, no? dove molto spesso scorpora il danno anatomico dal danno funzionale, è stata utile, ci ha, ci ha orientato. Poi eh, sicuramente è d'aiuto il fatto di poter lavorare insieme con de degli specialisti ortopedici o, o di altri branchi che ci aiutano meglio a distinguere e a, e a capire. E poi la grande differenza comunque la fa, la fa il medico legale, cioè è il professionista che comunque eh, vedendo, cioè, eh, capisce se... se eh, quando di queste pratiche ne vedi 200 all'anno e non saltuariamente, insomma, si riesce a discriminare se è una patologia o se non è. Non sempre, però, sistemi infallibili alternativi non ci sono. Insomma. È anche importante considerare che in questi anni la filosofia dell'inail è molto cambiata e probabilmente l'introduzione del danno biologico, eh, dove hai a che fare con la persona nella sua interezza e non semplicemente come capacità lavorativa generica ha innescato tutto un meccanismo, ha favorito tutto un meccanismo per cui la tutela INAIL è molto evoluta nel tempo no? e già da tempo si parla di una tutela che sia integrata e globale, per cui piano piano è stato rintrodotto la possibilità di poter intervenire con delle terapie con la prescrizione dei farmaci e... Anche, te, anche prescrizione di, eh, di terapie che rientrano nei livelli integrativi, non solo nei livelli essenziali della, di assistenza, insomma. E questo qui eh, insomma, ha, ha molto cambiato l'approccio. Al paziente. Un altro aspetto importante è quello dell'erogazione dell dei dispositivi tecnici, le protesi, le ortesi, gli ausili. No? La, la circolare, quello che cito qui, 61, dice che eh, le finalità sono il massimo recupero dell'autonomia, delle risorse psicofisiche, della qualità della vita. L'accessibilità, il reinserimento nel, non solo nell'ambito lavorativo ma anche sociale e familiare. Se guardate bene sono molti elementi che vanno a descrivere quello che è il danno biologico. Quindi intervengono intervengono in questo ambito qui. Soprattutto quando si ha a che fare con, delle, con i dispositivi a tecnologia avanzata che non è la protesi per correre che usa. Pistorius o delle cose, sono delle, 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 dei dispositivi che annualmente noi a, a Casalecchio diamo in, diverse, in diversi casi e in tutta Italia ce ne sono, ce ne sono migliaia, no? e sono dispositivi che può utilizzare il quindicenne che ha perduto la mano e che impara a recuperare tanto, oppure il cinquantenne, il sessantenne che fa la gente di commercio che col ginocchio bio, bio, bionico può riprendere a guidare, a muoversi, riprende il lavoro. Insomma, sono situazioni veramente notevoli, che pongono anche dei, dei quesiti, no? perché se, cioè, valutare uguale come danno biologico eh, la perdita anatomica di, di un arto inferiore in un soggetto che può essere protesizzato in, certi, in, certi, in certa maniera, oppure no... Se io faccio la stessa valutazione da una parte faccio una cosa sbagliata, nel senso o do troppo da una parte o do troppo poco dall'altra. Sempre in quest'ottica, proprio ultimamente, eh, l'INAIL sta pubblicizzando proprio in questi mesi una circolare con la quale eh, c'è la possibilità di finanziare... Eh, dei progetti di reinserimento lavorativo per quei soggetti che, una volta chiusa l'inabilità temporanea, tornano al lavoro e, eh, e, ci sono e il medico competente rilascia una idoneità parziale o addirittura una possibile inidoneità a riprendere il lavoro. Per cui, c'è la possibilità di intervenire, intervenire su tutto questo. Allora eh, ecco. Nel tempo è cambiato anche molto il modo che abbiamo di lavorare. No? Eh, ci sono delle, delle, de, delle peculiarità nel nostro, nel nostro modo di lavorare all'INAIL. Allora, intanto eh, noi prendiamo in carico precocemente il paziente fin dalla degenza. Molto spesso non so, lo andiamo a trovare mentre ancora è ricoverato in ospedale per vedere poi cosa servirà dopo, iniziare a preparare un progetto, un piano, qualcosa. E poi, successivamente, durante il processo di cura, di riabilitazione, eh, Inoltre molto di questo lavoro, per esempio la concessione delle, delle protesi che abbiamo visto oppure i piani riabilitativi, sono, che vengono, sono attività che vengono svolte all'interno di equip, cioè non le fa il medico legale da solo, ma lavora, lavora insieme ad altri specialisti. Eh, oppure insieme anche ad altri medici legali, perché magari certe pratiche inizia un lavoro lui, poi dopo eh, il paziente si sposta, va in un'altra città, oppure, eh, insomma, per cui magari il tuo lavoro poi dopo lo prosegue, lo prosegue eh, un collega. Inoltre eh, può revisionare successivamente le sue valutazioni. Sia con le revisioni che sono previste, eh, sia perché per tanti motivi capita di rivedere nel tempo il paziente. E questo qui è molto utile perché tu vedi eh, la tua valutazione, quindi capisci come è voluto impari da quello, da quello che hai fatto, e insomma è, è una possibilità molto utile. E. Quando abbiamo fatto il concorso per Lina, una delle domande che veniva, che veniva rivolta... Era, che in commissione facevano la differenza che c'è fra indennizzo e risarcimento no? e la, la risposta classica medico-legale, l'indennizzo eh, per parametri fissi uguali per tutti, mentre invece il risarcimento è qualcosa eh, che deve più eh, risarcire la persona, deve più eh, dare una risposta più completa questa cosa qui a me mi ha, mi ha, sempre, mi ha sempre colpito perché dicevo, ma vabbè è importante, poi, però cioè, si può risolvere solamente nel fatto che allora do dei soldi in più o in meno e tutto lì, no? Questa questione. E vedendo adesso anche l'evoluzione di come è, è diventato adesso l'indennizzo, insomma, è, è interessante, fa, fa, fa pensare. Per cui mi sono permesso nelle conclusioni... Anche se andrebbero viste più, messe più in maniera come interrogativo, insomma, come proposta piuttosto che come qui. Cioè, a mio parere, per quello che la mia esperienza mi dice, è che eh, il, il danno la valutazione del medico legale, la percentuale di danno, non può essere solo campo di intervento del medico legale. Cioè, noi abbiamo, ci facciamo nel tempo un'esperienza, una conoscenza della questione. Che per cui si può dare molto di più, eh, proprio come risposta al danno biologico della persona. E anche questa risposta non può ridursi solamente a un quantum economico. No? Eh, banalizzando, mi, mi veniva da fare l'esempio, qualche tempo fa abbiamo ristrutturato casa, allora quando uno deve ristrutturare casa uno può dire, va bene, ho questo budget, lo spendo io, decido io, cioè faccio tutto io, eh, compro questo, faccio questo, di qua e di là. Oppure ti puoi rivolgere a, a un architetto, cioè a qualcuno che conosce, che magari inizia a dirti tutta una serie di, di prodotti e di soluzioni che tu manco ci avevi pensato, tante cose per cui riesci... Se, se è bravo, questo qui riesci ad avere delle, delle risposte migliori e magari risparmi anche qualcosa sul budget. Ecco, secondo me eh, non è molto diversa la questione sulla, su, su que, sul, sul fatto del, del danno biologico alla persona. E infine, per esperienza, devo dire che eh, il lavoro del medico legale. Eh, quando è, eh, è possibile svolgerlo all'interno di, di un'equipe, di un team, cioè con altri, è ancora più efficace, perché è efficace il proprio lavoro, perché possibilità di avere uno specialista che ti dà delle indicazioni, che, con cui visiti insieme, no? non semplicemente che ti arriva la consulenza, no? è un grosso arricchimento, ma anche il medico legale può, con la sua esperienza, e con le sue conoscenze aiutare tantissimo a indirizzare il lavoro nella maniera più efficace, il lavoro che fa, che fa lo specialista. No? Ecco, ho concluso, vi ringrazio.